E noi torniamo qui con i secondi ospiti di A Tu per Tu. La parola va al nostro Luigi. Vai Luigi. Ciao, innanzitutto buonasera nuovamente a tutti i nostri amici ascoltatori di Radio Free Station. Con noi abbiamo un grandissimo attore, un grandissimo doppiatore, per me il numero uno, e lui è Luca Ward. Ciao Luca! Ciao, buonasera. No, il numero uno hai detto tu, non sono il numero uno, i numeri uno sono tanti. Per me, il numero uno per me. Va bene, c'è, allora, il per me. Te, bene, c'è il per me. Sì. Il numero uno per me. Ricordiamo, facciamo un piccolo riassunto. È conosciuto per il doppiaggio di Russell Crowe nel Gladiatore, Samuel Jackson in Pulp Fiction, Ken Reeves nella trilogia di Matrix, Hugh Grant nella saga di Il Diario Bridget Jones, Pierce Brosnan in 4 episodi della saga di James Bond. Tra altri attori che ha doppiato: Antonio Bandera, Eric Roberts, Kevin Costner, Kevin Bacon, Alec Baldwin, Viggo Mortensen, Dennis Quaid, Steven Seagal, Dwayne Johnson e Robert Downey Jr. Grande, grande doppiatore, lo ripeto. Bravo. Grazie. Allora, cominciamo subito con la prima domanda. Intanto ti saluto la nostra Mirtilla che è qui con me insieme alla nostra Laura. Ciao Luca. Ciao Luca, ciao. Complimenti per tutto, sei, diciamo, io credo l'idolo per tantissime donne, ma cos'è che ti piaceva fare da piccolino? Già l'attore? No, assolutamente no, non ci pensavo proprio, era lontano anni luce, proprio. No, avrei voluto fare ben altro, poi ci sono rimasto incastrato, insomma, come spesso accade in certe famiglie. Io sono la terza generazione di attori, alla fine sono rimasto ancorato lì. No, però avrei voluto fare, diciamo, sicuramente altro, insomma. E quindi diciamo che la famiglia in cui sei vissuto ha un pochino condizionato quella che è stata la tua scelta professionale, diciamo quella che fai appunto oggi. Sì, più o meno. E hai iniziato prima a fare il doppiatore o prima a fare l'attore? No, io facevo l'attore da bambino, facevo i grandi sceneggiati della Rai, li ho fatti per tanti anni, il doppiaggio è venuto dopo, molto dopo. Ed è più difficile fare l'attore o il doppiatore? Il doppiaggio sicuramente è molto più difficile. Per quale motivo? Ce lo puoi spiegare? Perché non sei tu, intanto devi cercare di interpretare su un attore che ha fatto già il film, su una respirazione che non era tua, pause che non sono tue, tempi che non sono tuoi, ed è molto difficile. Infatti in Italia a fare il doppiaggio siamo in pochi, molto pochi, insomma. Non so adesso quanti attori conoscete che fanno teatro, televisione, cinema e fanno doppiaggio, ma io ne conosco 3-4, non di più. Senti, un'altra mia domanda e poi passo la parola a Laura. Ci sono stati mai degli attori che tu hai doppiato e che hai avuto poi la possibilità, l'opportunità di poter conoscere? Sì, ne ho conosciuti diversi. Russell Crowe ho conosciuto, Brosnan, insomma, Hugh Grant. Non capita spesso, però io li doppio da talmente tanti anni che poi alla fine ci si incontra, no? Magari semplicemente in un aeroporto, per caso. Sì, li ho conosciuti e sono sempre stati delle belle sorprese, perché poi nella vita sono tutte persone estremamente carine, estremamente tranquille e consapevoli del mestiere che fanno, insomma. Non è che se la tirano tanto, ecco questo. Sono persone normali, diciamo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Laura, a te l'onore di parlare con il nostro meraviglioso Luca. Vai. Buonasera Luca, è un onore, direi tanta emozione. Nel parlare con te io voglio farti delle domande un po' più leggere che ci hanno rivolto. Sei una buona forchetta? Sì, decisamente sì. So che ti piace cucinare. La vita che facciamo,
A me piace, sì, mi piace cucinare, mi piace mangiare, poi con la vita che facciamo noi, dove stiamo sempre negli alberghi, nei ristoranti, non è che, voglio dire, sì, poi nei ristoranti si mangia anche bene, ma un conto è mangiare a casa, un conto è mangiare al ristorante, quindi quando sto a casa mi diverto a cucinare anche, e mi piace mangiare bene, insomma. Dolce, salato, quale preferisci? Sei goloso? No, salato. Concordo, concordo con te. Salato sempre, tutta la vita proprio. Perfetto. Qual è la cosa che detesti di più? Oddio, diciamo che sono sicuramente tante, ma forse le persone sleali, la slealtà, quello proprio mi dà fastidio. Sono un uomo molto leale, lo sono sempre stato, anche dovendo poi pagare dei prezzi anche alti, però la lealtà per me è una delle cose fondamentali. Penso che sia un valore di pochi, specialmente... Sì, devo dire che oggi parlano bene e razzolano male, quindi insomma trovare persone affidabili, leali, schiette, insomma non è così facile, soprattutto poi nel nostro mondo è veramente difficile. Infatti, senti Luca, io ho una richiesta da farti. Sono un insegnante, chiaramente, avendo terminato una quinta primaria, abbiamo visto il gladiatore. Abbiamo visto bello, il gladiatore. Di responsabilità il tuo. Assolutamente sì. E io ho due giovanissime fans sfegatate che ti seguono, mica solo, cioè il gladiatore è la voce che ci arriva, ma ti hanno seguito anche nelle varie fiction, ti hanno seguito dappertutto. Sono Giada e Giulietta, puoi salutarle? Puoi mandare un saluto, che sono veramente emozionatissime, ti stanno ascoltando. Allora, ciao Giada, io ti mando un grande bacio, un saluto grandissimo, poi ti chiami come mia moglie e questa cosa è molto bella, anche perché Giada non è un nome comunissimo, e sono contento che tu abbia passato la quinta elementare, adesso te ne vai alle medie, sarà un bel percorso, però insomma comunque, come si dice, in bocca al lupo. Giulietta, la stessa cosa, non ti chiami come mia moglie, però ti chiami Giulietta, che è un bellissimo nome, anche questo è un nome poco comune. Ti faccio tanti tanti auguri per il tuo proseguimento di scuola e continua a seguirmi. Grazie infinite Luca, e io passo la parola a Luigi. Luigi? Ciao. Sì, allora, fra i tanti film che hai doppiato, qual è quello, ovviamente togliendo il gladiatore, quello che ti è rimasto di più nel cuore come film? Guarda, sono sicuramente i film che ho fatto io, devo dire, sono diventati quasi tutti dei cult movie, quindi credo Pulp Fiction è indimenticabile. Le esperienze nelle soap opera, come è successo anche con Cento Vetrine, da come è nata questa esperienza? Come semplicemente ti chiamano, ti offrono un ruolo, e siccome quelle poi sono delle palestre incredibili, perché fanno tante scene al giorno e ci si confronta anche con una lavorazione molto molto veloce, diciamo che sono delle scommesse, se riesci a vincerla allora puoi fare tutto, ma poi alla fine è come un posto al sole, lo stesso, no? Se ci fate caso, gli attori che stanno su un posto al sole sono tutti attori che vengono dal teatro, e non è un caso, non è assolutamente un caso, proprio perché gli attori che vengono dal teatro sono più forti, sono più preparati. Molti le snobbano queste soap opera e fanno male, secondo me, parlo dei colleghi naturalmente, non sto parlando del pubblico, fanno molto male perché invece sono formative, molto formative per un attore. Luca, che consiglio daresti a un giovane di oggi che vuole intraprendere un percorso artistico nel mondo odierno così sopraffatto da qualunquismo, raccomandazioni e superficialità?
Ma intanto di imparare le lingue, quella è una cosa fondamentale oggi. Studiare le lingue, imparare le lingue, l'inglese prima di tutto, e dare, buttare un occhio all'estero, quello per forza, perché il nostro paese, io non ho molta fiducia nella nostra nazione, anche se è una nazione che cerca comunque, no, di difendersi, ha una popolazione incredibilmente laboriosa e che si dà da fare, però purtroppo poi bisogna vedere al comando chi c'è, e purtroppo in questi anni al comando praticamente non c'è nessuno, e quindi è una barca che va alla deriva senza timone. Per cui io ai ragazzi, come lo dico ai miei figli, alla mia prima figlia che ha 35 anni, che 13 anni fa se n'è andata dall'Italia, dico: guardate all'estero. Con grande piacere lo dico. Purtroppo è così. La tua voce intensa piace moltissimo a tante donne. Hai fior fiore di fan club sul web. Che effetto ti fa? E soprattutto come la curi la tua voce, Luca? No, io non la curo per niente. Fumo, quindi non la curo. Faccio i gorgugi prima di andare in scena. Non mi proteggo la gola d'inverno. Non me ne può fregare di meno. Diciamo che vado tranquillo. Non ho nessuna cura di questo, della mia voce. Certamente sapere che comunque la mia voce ha una presa importante sul pubblico è fondamentale, ma non solo per la voce, anche per come le cose vengono poi dette, come vengono portate, no? Poi all'orecchio degli italiani. E quello è lo studio che invece si fa. Quella è una cura che ho. Sto sempre molto attento a come dico una battuta. Però ecco, se mi dici come curi la tua voce, non la curo per niente. Eh sì. Quando praticamente hai deciso, no, di fare sia recitazione che doppiaggio, è perché comunque eri figlio d'arte, vero? No, sì, io sono figlio d'arte, ma non volevo fare questo lavoro, io volevo fare ben altro. Purtroppo però la vita a volte ti piega a delle scelte, no? Un pilota di linea? Io volevo fare quello, però purtroppo per fare quello ci volevano un sacco di soldi, e soprattutto all'epoca non c'erano le compagnie che ci sono oggi, quindi o eri figlio di un comandante o nipote di un cardinale, oppure insomma era molto difficile diventare pilota, oppure dovevi fare il percorso diciamo militare. Allora se diventavi pilota militare, poi naturalmente venivi preso dalla compagnia di bandiera italiana, però io, non avendo fatto il pilota militare, non avevo questa chance. Io purtroppo ho perso mio padre quando avevo 13 anni, ero molto piccolo, mia mamma non lavorava perché si era dedicata alla famiglia, e quindi è venuto da sé, ci siamo dovuti rimboccare le maniche io e i miei fratelli, e abbiamo cominciato a lavorare seriamente in televisione, in doppiaggio, in teatro, in radio, e quindi ci siamo trovati poi tutti quanti incastrati così, però va bene. E per fortuna, per la gioia di tutti noi. Dopo aver doppiato tante volte Russell Crowe, l'hai mai conosciuto di persona? Sì, l'ho detto prima. Nel 2005. Ed è un ragazzo straordinario. Sei stufo di fare parti drammatiche o da cattivo? No. No, me le hanno date perché molti miei colleghi non le vogliono fare, perché pensano che poi vai sulle palle al pubblico, no? Invece non è vero. Invece il ruolo del cattivo è finissimo, anche perché quando il cattivo muore è finito il film. Quindi hai fatto tutto. Perché stiamo a parlare. Senti, vorrei passare un attimino la parola a Laura per il semplice fatto che ha un qualcosa da chiederti, certo. Ti parlerà lei stessa, vai Laura. Sì Luca, noi abbiamo uno speaker di Radio Free Station che ti ammira così tanto che in tutte le sue dirette dice una frase, però noi vorremmo che la dicessi tu per noi. Ma quale frase dice? Quella famosa: al mio segnale ascoltate Radio Free Station, in questo caso. Ah, così dice. Sì. E poi pensa che questa cosa
Beh, un grande, ma sai, quella è una frase che ha fatto il giro del mondo, in effetti. Io me la sento dire anche dagli stranieri. Sì, qui è Max. Scusami, continua. No, spesso mi capita che mi capita tutti i giorni che mi fermano per strada, no? E qualcuno mi dice, al mio cenno, io gli dico, ma quale cenno? Ma non è il cenno, è il segnale. Oppure se dicono, al mio via, sì. Dico, ma quale via? Oppure pensa che una volta mi hanno detto, al mio tre, sì. No, no. Ma quale tre? Oh? Ma che te sei fumato? Lui è il nostro Max Voice, invece lui la dice bene, lo dice al mio segnale. Bene, ecco. Sì, sì, la dice correttamente, anche perché, come ho detto, è un tuo grande ammiratore e quindi ci vuoi dire questa frase con che ci piace tanto. Al mio segnale, al mio segnale ascoltate Radio Free Station. Al mio segnale. Sì. Ascoltate Radio Free Station. Oddio. Grazie Luca, grazie infinite. Luca, noi ti ringraziamo tantissimo e ti auguriamo veramente tante belle soddisfazioni ancora, perché sei una persona non solo fantastica dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista umano, e quindi per noi è veramente un piacere conoscerti. E grazie, mi fa piacere, insomma. Adesso è arrivato il turno della, della nostra Giada. Esatto, che però devo andare a cercare perché mi è sparita. No, aspetta, perché sennò dice ascoltatori, dice questi sono matti. No, in realtà noi siamo a cena con i nostri piccoli e i nostri piccoli sono scappati. Mo non so dove sono andati a finire. Se ci avete tempo, io provo a cercarli. Sì, noi il tempo ce l'abbiamo. Perché sicuramente c'è anche la mamma intorno a loro. Però aspetta, che qua io fino a poco fa ce li avevo a un metro e invece adesso si sono spostati, ma credo piano piano ti hanno lasciato tranquillo. Mi riesco a provare in qualche modo, perché sembra facile, no? Però qualcuno di voi ha figli? Avete figli? Sì. Ecco, quindi lo sai che quando te spariscono, niente, voglio a cercarli sti ragazzini, dove stanno, dove non stanno. Ma voi da dove trasmettete? Noi abbiamo come sede Torino in questo momento, Roma e Gallipoli. La sede della radio però è a New York. Ah, ecco, è vero, sì, perché voi poi avete molti, diciamo, italiani all'estero, no? Sì, infatti. Nel frattempo, mentre tu cerchi tua moglie e i tuoi marmocchi, io ti voglio leggere semplicemente un messaggio che è arrivato da parte di Vittoria, dove scrive: Luca, ti amo, stupendo sia come uomo che come attore. Eh sì. E poi abbiamo Angelina dall'Australia. Sì, dall'Australia. Beautiful, voce bellissima Luca. E quindi dall'Australia, che mamma mia, un paese lontanissimo, bello. Eppure ti conoscono anche lì, hai visto? Tutti gli italiani che seguono comunque non soltanto i film, ma anche... Bello, io li abbraccio tutti, poi sono anche tanti oltretutto, voi lo sapete, sono più di 60 milioni di italiani. Sono tanti quanti, sì, forse sono anche di più rispetto a quelli che vivono in Italia. No, sì, di più rispetto a quelli però che vivono. Però l'ho trovata nel frattempo. Ecco. Ah, vedi, chi cerca trova. Quindi ve la passo. Ok, grazie mille Luca, un abbraccio. Ragazzi, un abbraccio a tutti, un saluto a tutti i vostri ascoltatori. Grazie mille. Ciao. Ciao. Pronto? Ciao Giada, buona serata. Ciao, grazie, un saluto a voi. Io sono Mirtilla, con me abbiamo Luigi e Laura. Ciao Giada, buonasera. Ciao Luigi, ciao Laura. Io ho imparato, piacere mio. L'ho conosciuta quando ero proprio un bambino, quando la vedevo in TV ai ragazzi del muretto, pensate Mirtilla. Ah, sì, addirittura. non diciamo l'età. No, ma eri bravissima. Quello è stato un cult proprio, meraviglioso, divertentissimo, l'età spensierata.
una grande famiglia. Eh sì, è stato veramente stupendo. Allora, cominciamo con la prima domanda, te la faccio io. Dalla recitazione al blog, com'è nata l'idea di questa nuova avventura? Ma guarda, diciamo che è iniziata tutta per caso, in maniera molto spontanea, molto serena e tranquilla, ma più che altro come se fosse un gioco, proposto da degli amici miei, come se dovesse essere un'avventura, e così è stata fin dall'inizio. Poi si è rivelato un qualcosa di molto più serio fin da subito, con mio grandissimo piacere da una parte, però comunque poi ti rendi conto che il messaggio che tu vuoi trasmettere ha comunque un'importanza notevole, quindi è importante che tu dia il giusto valore alle cose che comunque dici. Inizialmente era una cosa, non dico frivola, perché comunque il senso del mio blog non è mai stato frivolo fin dall'inizio, però mi sono resa conto che il mio messaggio, che è quello poi fondamentalmente, in poche parole, il diritto che tutte le donne, anche quelle con qualche chilo in più, o comunque le donne un pochino più formose, abbiano di sentirsi sexy, comunque di sentirsi femmine, apprezzate, di piacere, di piacersi soprattutto, tanto quanto quelle più magre. Questo messaggio evidentemente ha colto nel segno, e in poco tempo ho avuto un riscontro molto 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 grande da tantissime donne, da tantissime ragazze, e questo mi ha fatto capire che evidentemente avevo fatto centro, ma non perché io volessi fare centro in qualche modo, ma evidentemente mi sono resa conto che è una difficoltà, tra virgolette, che abbiamo in tante, perché noi viviamo, no, di questi stereotipi che ci vengono trasmessi dalla televisione, dai media, che sono queste donne bellissime, magrissime, irraggiungibili, stupende, ma poi non raffigurano effettivamente quella che è la realtà, no? Quello che ci circonda poi alla fine. E quindi ho avuto un riscontro molto forte da queste tante donne che poi effettivamente hanno delle difficoltà nell'accettarsi, nel volersi bene, nell'apprezzare quello che poi è l'essere donna nel senso lato. Giada, nel mondo dello spettacolo italiano, come è vissuto l'essere formosa per un artista? È una discriminante essere curvi per interpretare un ruolo? Guarda, sì, da una parte, nel senso che insomma poi è un luogo comune il fatto che l'attrice, no? Un'attrice mangia l'insalatina, il pescettino scondito, va a letto presto, ha cura del proprio fisico, no? Però se vogliamo andare proprio a scavare e a guardare, ci sono tantissime donne curvi, attrici curvi, che quindi ricoprono magari dei ruoli da caratteriste, no? Tendenzialmente, no? Abbiamo questa idea della caratterista magari in carne, che sono molto molto ma molto più brave di tante attrici colleghe che sono magari, che ricoprono dei ruoli da protagonista perché magari sono delle bellissime donne eccetera, ma poi alla fine andiamo a scavare e la bravura non è soltanto l'esteriorità, quindi non è soltanto la fisicità, è infatti quello che tu trasmetti. Infatti proprio che tu trasmetti non ha a che fare con la taglia, insomma, può essere una 42, può essere una 38, come anche una 50, ma se hai un qualcosa da trasmettere, e quello va oltre la taglia, insomma. Infatti, prima di passare la linea a Laura, mi volevo proprio riallacciare a quello che stai dicendo, perché tu nel video del lancio del tuo blog dici una cosa che ti fa veramente un grande onore e dimostra quanto sensibilità e soprattutto che persona stupenda e semplice sei. Tu dici: non esistono donne brutte, ma donne pigre. No. Bisogna volersi, brava, affinché sì, gli altri possono amarci. Qual è quindi il segreto per amare se stesse? Accettare il proprio corpo, vero? Guarda, quello sicuramente è un primo passo molto molto importante. Al giorno d'oggi la vita, sai, ci propone, cioè al giorno d'oggi è sempre stato così, ma oggi credo in questo momento storico ancora più di prima, la vita ci propone
persone, ci mette davanti veramente tantissime scommesse da affrontare, ostacoli da superare. Io credo che se tu riesci ad arrivare a superare questi ostacoli il più forte possibile, non ti fermare nessuno, e questo dipende soltanto da noi. Quindi volerci bene, accettarsi anche con i nostri difetti, perché no? Perché poi sono i nostri difetti quelli che ci rendono unici, no? E credo che poi sia tutto più semplice, e riuscire ad affrontare questi momenti difficili lo possiamo fare soltanto volendoci bene. Vai Laura. Ok, allora vado io. Buonasera Giada. Buonasera, ciao. Ciao, innanzitutto grazie a nome di tutte le donne curvi. Grazie a voi. Anche io ho dato un'occhiata al tuo blog e sinceramente sono rimasta veramente meravigliata, perché c'è proprio molta parte di noi in quello che tu dici, in quello che tu scrivi. E ma io infatti sai che cosa dico? Che quando la condivisione, che è la cosa più importante al giorno d'oggi, rende i fardelli più leggeri. E questa è una cosa importantissima, perché ce ne abbiamo tanti, tutti ce li abbiamo, chi ce l'ha più pesanti e chi ce l'ha meno pesanti, ma ce li abbiamo tutti. E condividere, che è proprio questa è proprio l'era della condivisione con i social media, no? È proprio la tecnologia che porta a condividere. Se riesci a condividere i tuoi fardelli, ti rendi conto che poi non sei solo, e quindi il tuo fardello automaticamente diventa più leggero, e questa è la, secondo me, la chiave di tutto. È vero, è vero. È come dedicare una parte di se stessa, con tutte le sue problematiche, anche agli altri. Quindi questo fa di te una donna veramente eccezionale. Personalmente ti ho rubato già molte idee. Comunque. Brava, brava, è fatta apposta. Sì, sì. Sono veramente cose molto carine. Ho una sola domanda, Giada, prima di lasciarti. Una cosa che non hai ancora fatto e che desideri fare in generale? Ma questa è una bella domanda, è una bella domanda che così su due piedi non saprei darti una risposta giusta, anche soprattutto valida per questa domanda così insomma seria ed importante, perché io credo che la vita comunque vada vissuta a prescindere, e in modo da poter accettare ed accogliere ogni cosa che ti possa accadere giornalmente, no? Io sono una persona abbastanza aperta alla vita, insomma, nonostante io abbia avuto in passato molte chiusure, e forse il blog è anche un frutto di queste mie chiusure, no? Sì. Però credo che comunque la vita è talmente bella, poi è purtroppo talmente breve ed è una sola, quindi la cosa fondamentale è riuscire a viverla, ma riuscire a viverla al meglio. Ma non, questo non vuol dire che uno debba fare chissà che cosa, perché basta anche magari passare un pomeriggio, non so, per dire, in giardino a giocare con i figli senza fare niente, no? A schiacciare i pinoli con un sasso, insomma, non è che uno deve andare a fare la ricerca di chissà che cosa, di chissà che qualcosa di chissà che esclusivo. Deve essere un qualcosa che comunque ti fa stare bene. È un godere. Godere delle sì, apprezzare, brava, sì, apprezzare quello che la vita poi alla fine ti offre quotidianamente, e capire fino in fondo il peso, il valore di quello che ti viene proposto. E poi quello che sarà, sarà, insomma, sono aperta a tutto. Ma tutto quello che viene con grandissima serenità. Intanto continua a darci consigli preziosi, e ti salutiamo con la gioia veramente di aver parlato con te, di averti conosciuta. Un'ultima domanda, un'ultima domanda però da Giada come attrice, perché voglio chiederti, recitare per te è un rifugio, una terapia o un modo per sentirsi liberi? Assolutamente tutto quello che hai detto. È un rifugio, perché comunque recitare e interpretare un ruolo che
anche di una persona che è magari anche lontana da quello che è il tuo modo di vedere le cose, il tuo, la tua personalità, no? È anche divertente perché tu puoi anche vivere le conseguenze senza nessun, appunto senza conseguenze, insomma, senza avere, senza pagarne le conseguenze, quindi può essere sicuramente un rifugio terapeutico, sicuramente è terapeutico perché ti estrani da quello che è la tua realtà, ma è tutto, cioè la recitazione secondo me è tutto, perché è un confrontarsi con tante altre vite che comunque non possono che arricchirti. È una risposta veramente fantastica. Allora Giada, potresti salutare il nostro pubblico di Radio Free Station dicendo: ciao, sono Giada Desideri e anche io ascolto Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ciao a tutti, io sono Giada Desideri, anche io ascolto Radio Free Station ed è una radio super, ascoltatela con me, grazie. Io invece voglio concludere dicendo semplicemente complimenti, sei una donna meravigliosa, no, una donna bellissima, di una dolcezza unica, hai un viso stupendo e sei stupenda, sei meravigliosamente bella, siete una bellissima coppia. Grazie. E complimenti a entrambi veramente, grazie a voi. Ti ringrazio, siete stati gentilissimi e spero ancora di poter continuare a dare dei buoni consigli se apprezzati, grazie. Assolutamente ancora. Assolutamente sì. Certamente. Ciao, ciao, ciao.